si sono dimenticati di portarci una cosa però. Cosa? I bagigi del Galloway. No! Ah, è vero? Benvenuti in questa nuova puntata di Ristoranti al citofono. Attenzione, bevi Francia, che non ti va di traverso. Oggi abbiamo ospiti a casa nostra Galloway in via Nona Strada a Padova, per intenderci quello che fa i Polletti vicino allo Sheraton. Galloway per la famiglia Menapace. Giochiamo in casa, nel senso siamo frequentatori abituali. Sì, siamo... non mi ricordo cosa dire. Va bene. Bando alle ciance, cominciamo subito. Guardate qua, i ragazzi ci hanno portato, siamo abituati, ci hanno portato oltre ai tradizionali galletti e il menù per i bambini che abbiamo chiesto apposta perché ci piace sempre un sacco guardare e disegnare dietro, ci hanno portato anche un po' di antipastini, un po' di frittino. Vai, mangiamo il frittino. Il gioco è indovina il fritto. Io indovinavo una. Cos'è? È un fritto. Ma... triangoli, quali sono i triangoli? Eccoli qua, triangolini di patate con lo speck. Che buoni. Perché non sai indovinare il... perché devi indovinare gli ingredienti che ci sono dentro. O almeno che cos'è. Patate. Già. Prosciutto. Speck. Ah, ovviamente anche come vedete la tavola è molto in stile Galloway, quindi con le tovagliette. Il cibo. Dai. Questo è pollo. Dai, guardate, può essere una sedatura e anche un profilo Facebook. La testa. Un profilo Facebook. Buonissimo. Dopo un buonissimo aperitivo passiamo direttamente a mangiare il piatto forte. Allora, io ho ordinato come da tradizione Menapace per Menapace Senior. Pollo galletto piccante con patate. Hot dog. Un hot dog per figlio A. E mentre i ragazzi cominciano a mangiare, nel piatto abbiamo diviso un po' la cosa. Comunque un piatto abbiamo ordinato gli hamburger per i bimbi e nell'altro piatto c'è l'hot dog per i bimbi con abbondanti patatine, mentre per la mamma abbiamo il pollo con le verdure grigliate. Mentre noi stiamo mangiando, abbiamo iniziato a mangiare i nostri piatti, ricordiamo la cosa più importante di questi video, che è quella di comunicare il fatto che tutte queste aziende stanno facendo il delivery, ossia portano a casa il cibo perché noi non possiamo andare da loro e quindi loro sono tra virgolette i nostri ospiti. Questa è la cosa più importante di questi video, è proprio questa: farvi conoscere le pietanze, farvi conoscere i locali e aver modo che anche voi possiate ordinare, in questo caso da Galloway, che tra pochi giorni anche loro cominceranno con il delivery. Quindi andiamo avanti e mi butto a bomba sul mio bel polletto. Il problema di questa puntata è che non possiamo tanto fare le riprese con questa camera perché ho già le dita oliose. Super unte, vai. Io sto oliose. A proposito di figura del pollo e la pelle. Vai, ovviamente. Vai. Che è quella che consigliano i dietologi, la pelle. Si sono dimenticati di portarci una cosa però. Cosa? I bagigi del Galloway. No! Ah, è vero? Gliele mangiamo a tonnellate. Anche la botte con tutti i bagigi dentro. Che bello! Via. Mao, cosa? Attenzione, non so se vedete, ma abbiamo anche l'ospite stasera che finora non l'avete mai vista. Guarda qua chi c'è. No, non si vede. Chi c'è? Hai una sentito torta. Profumino da pollo? Te ti sei arrivata? Perché è una femmina, ricordiamocelo. Ciao Wendy. Che buono il pollo del Galloway. Giovanni, veloce, che la Wendy ti sta a vuole mangiare. No. Eccolo. Il polletto del Galloway a noi piace perché è sempre molto abbondante e poi anche il fatto che comunque il piatto è abbondante ed è molto buono e anche portato e consegnato a casa mantiene perfettamente la cottura. E infatti, e poi altra cosa che a me piace del pollo è il fatto che è un lavoro mangiarlo perché ci sono un sacco di ossi e ossicini da sgranocchiare. E poi era un pezzo che non mangiavamo il polletto per le vicissitudini di cui tutti noi sappiamo il motivo. Buonissimo il pollo,
Ci hanno anche portato le salviettine, quelle umidificate, fondamentali quando si mangia il pollo, perché ho delle mani che sono più unte di... dell'unto del pollo stesso. Diamo appuntamento alla prossima puntata di Ristoranti al Citofono. Non sappiamo come sarà, è tutto un divenire, scopriremo chi saranno i prossimi ospiti a Casa Menapace. Ciao e buona serata. Ciao.